Nomine Patri, siete figli ed Spirito Sancti. Alma Redentoris Mater, que per via Celi porta manes, ed stella maris, succurre cadendi, surgere qui curat populo. Tu que genuisti natura mirante, tu un sandum genitorem, Virgo prius ac posterius, Gabrieli sabore, summens illud Dave, peccatorum miserere. Regem venturum Dominum, venite adoremus. In mezzo a voi c'è uno che voi non conoscete. E questo è il grido amaro di Giovanni Battista, ascoltato nel Vangelo di domenica scorsa. E vorremmo farlo risuonare in questo ultimo incontro prima di Natale. Nel memorabile messaggio Urbi et Orbi del 27 marzo scorso in piazza San Pietro, dopo aver letto il Vangelo della tempesta sedata, il Santo Padre si chiedeva in che cosa era consistita la poca fede che Gesù rimprovera ai discepoli. E spiegava: essi non avevano smesso di credere in Lui, infatti lo invocano. Ma vediamo come lo invocano. Maestro, non ti importa che siamo perduti? Non ti importa. Pensano che Gesù si disinteressi di loro, che non si curi di loro. Tra di noi, nelle nostre famiglie, una delle cose che fa più male è quando ci sentiamo dire «non ti importa di me». È una frase che ferisce e scatena tempeste nel cuore. E avrà scosso anche Gesù. Perché a nessuno più che a Lui importa di noi. Possiamo scorgere, venerabili padri, fratelli e sorelle, anche un'altra sfumatura nel rimprovero di Gesù. Non avevano capito chi era colui che stava con loro sulla barca. Non avevano capito che con Lui dentro la barca non poteva affondare perché Dio non può perire. Noi discepoli di oggi commetteremo lo stesso errore e meriteremo lo stesso rimprovero di Gesù se nella violenta tempesta che si è abbattuta sul mondo dimenticassimo che non siamo soli nella barca. Il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Non è venuto genericamente nel mondo, il Verbo, ma personalmente in ciascuna anima credente. Gesù ha detto: se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Cristo non è presente dunque soltanto sulla barca del mondo, della Chiesa. È presente nella piccola barca della mia vita. Che pensiero se riuscissimo davvero a crederci. Santa Elisabetta della Trinità vi ha trovato il segreto della sua santità. Mi sembra, scriveva a un'amica, di aver trovato il mio cielo sulla terra, poiché il cielo è Dio e Dio è nella mia anima. Il giorno che ho capito tutto questo, tutto si è illuminato. Con le restrizioni che pone al culto pubblico e alla frequenza delle chiese la pandemia, essa potrebbe essere l'occasione per molti di scoprire che Dio non lo incontriamo solo andando in chiesa, che possiamo adorare Dio in spirito e verità, intrattenerci con Gesù personalmente, cuore a cuore, anche in casa, anche sul lavoro. Il cristiano non potrà mai fare a meno dell'Eucaristia e della comunità, ma quando questo è impedito da forza maggiore, non deve pensare che la sua vita cristiana è sospesa, si interrompe. Se non si è mai incontrato Cristo nel proprio cuore, non lo si incontrerà mai altrove, nel senso forte della parola incontrare. C'è un'affermazione ardita
circa il Natale, che è rimbalzata di epoca in epoca sulla bocca dei grandi dottori e maestri di spirito della Chiesa, per esempio Origene, Sant'Agostino, San Bernardo, Angelo Silesio, anche il cherubino serafico. Esso in sostanza dice così: che giova a me che Cristo sia nato una volta a Betlemme da Maria, se egli non nasce per fede anche nel mio cuore. Dov'è che Cristo nasce nel senso più profondo, se non nel tuo cuore, nella tua anima? Scriveva Sant'Ambrogio. E gli fa eco San Massimo Confessore, una verità proprio ecumenica: il Verbo di Dio vuole ripetere in tutti gli uomini il mistero della sua incarnazione. Facendo eco a questa tradizione, San Giovanni XXIII, nel messaggio natalizio del 1962, elevava questa ardente preghiera: o Verbo eterno del Padre, Figlio di Dio e di Maria, rinnova anche oggi nel segreto delle anime il mirabile prodigio della tua nascita. Facciamo nostra, venerabili padri, fratelli e sorelle, questa preghiera, ma nella situazione drammatica in cui ci troviamo aggiungiamo anche l'ardente supplica della liturgia natalizia di questi giorni. Re delle genti, atteso da tutte le nazioni, pietra angolare che riunisci i popoli in uno, vieni e salva l'uomo che è formato dalla terra. Vieni e risolleva l'umanità stremata dalla lunga prova di questa pandemia. Santo Padre, venerabili padri, fratelli e sorelle, buon Natale.